Volevo presentare poi l'altro artista che questa sera presenterà i suoi libri, che è Alfredo Salvi. Facciamo anche per lui un applauso. Alfredo Salvi è il più matto della famiglia, fratello di Francesco Salvi, ma secondo me al photo finish arriva ancora un po' prima Alfredo di Francesco. A parte tutto, io sdrammatizzo queste follie positive che sono quelle del Lago Maggiore. E alla chitarra invece abbiamo recuperato per strada, gli abbiamo detto: hai qualcosa da fare questa sera? No, vieni, hai la chitarra, sì. Paolo Pedicini, grazie. Sono gravato dall'Attica e questo è l'ultimo appuntamento del Festival del Teatro della Comicità 2014. Appuntamento, il festival è iniziato a giugno, il 10 di giugno, con uno spettacolo sulla vita di Gigi Riva, altro grande sportivo nato e cresciuto a Leggiuno per poi essere andato a trovare gloria a Cagliari. Ed è il Festival del Teatro della Comicità, è un evento che porta teatro, comicità, appunto, come dice il tutto, per tutte le province, Verbano Cusio-Ossola, Varese, Comasco e la vicina Svizzera. Gli scherzi, sto cercando di glissare, ma perché? Con Massimiliano abbiamo deciso di fare una presentazione dei nostri libri, libri che parlano in modo particolare delle terre di lago, ovvero per quanto mi riguarda io presento questo libro, poi mi siederò con Alfredo e andiamo a parlare dei nostri libri. Questo libro è un libro che si intitola Lui no è fuori catalogo. In questo libro sostanzialmente mi pongo la domanda del perché sul Lago Maggiore, in particolare Luino, ci siano tutti questi, scusami Paolo, questi comici, questi artisti, che è un caso perché noi nell'arco di 10 km abbiamo Francesco Salvi, Nanni Svan, Cocchi e Renato, che hanno comunque vissuto sul lago prima di esplodere. Abbiamo Dario Fo. Dario Fo è un altro che lui dice, come dice tuo fratello, non c'è neanche il codice fiscale. Perché Dario Fo è comunque un po' il personaggio che poi è arrivato al Nobel, e anche lui è stato un po' il grande capo dei comici luinesi, anche se il vero mentore dei comici luinesi non è stato un comico, bensì un letterato, un scrittore, che era Piero Chiara. Piero Chiara un po' ha battezzato i nostri comici, Massimo Bondi stesso di Luino ed Enzo Iacchetti. Allora io in questo libro cerco di spiegare il perché sul Lago Maggiore nascono dei personaggi sui generi, se ce ne sono davvero tanti, perché si scherza, adesso anche noi questa sera non ci siamo preparati, andiamo totalmente a braccio, ma io ho visto delle scene meravigliose per quanto riguarda i luinesi. I luinesi che il mercoledì hanno il mercato, e ci sono sempre quei vecchietti particolari che, senza sapere di essere, perché il cabaret più bello lo si fa al bar, senza sapere di farlo, incominciano: "Oi, che se ricorda i bei tempi", davanti a 13, che uno dice: "Cosa succede?" Quando lo tiravamo fuori, facevamo vedere pipì incredibili che andavano a finire addirittura nel porto, bei tempi, dai, camminate adesso, ma chi davanti a tutti, passano i milanesi, passano i tedeschi, cosa pensano? "Ma dai, non ti diverti più di sopra, sì, allora sto conmigo, pronto, uno di qui, uno di là, pronto, sì, dica se pronto, sì, di sopra, vai, sfoderai, sfoderai", tanto si crea questa gente che non capisce, "estrarre, estrarre, impugnare, impugnare, puntare, puntare, fuoco, due tesserie, mai scappa. Che poi sono quei personaggi da cui io, per esempio, ho estrapolato la voglia. A lui no, cosa fai? A parte che a Pesozzo non si sa nemmeno cosa si fa a Pesozzo, a lui no, cosa fai? Io dico che noi siamo tutti grandi comici, hanno delle teorie. Per esempio, Francesco Salvi dice che questa follia della comicità nasce dal fatto che ci fossero i contrabbandieri. Lo stesso Dario Fo riprende il discorso del tedesco che sposa. Iacchetti dice che il lago non è come il mare, essendo piccolo l'onda sbatte contro cosa, si becca qua e ti introduce totalmente. Io invece ho una mia teoria che parte già dal punto del libro. La mia teoria è che noi siamo ciclici, lunatici, in balia delle stagioni. Uscire il 10 di gennaio
Luino, così come Besozzo, probabilmente è un po' come andare a Kabul quando c'è il coprifuoco, non c'è niente, ci sono in giro solo gatti e matti. Qualcuno, qualche matto, mi apre la porta e dice: voi avete sentito la cintura in su, a su un pezzo di coglioni che capisci niente, ma dalla cintura in giù a su come un fioretto, ne caghi addosso e pisci addosso. Questi personaggi un po' così, veramente illuminati. Una sera ho detto, una sera mi metto lì e mi metto a contare le macchine che passano il 10 di gennaio alle 11 di sera per vedere cosa passa. Passa una macchina da Reggiana a Napoli con quattro marocchini sopra alle 11:30, la seconda macchina era una macchina della polizia che passava alle 2 e mi chiedeva se avessi visto una macchina da Reggiana a Napoli con quattro marocchini. Dicendo sì, guarda, però ho blindato me, ma certamente poi ho visto, dice, anche l'avvocato, per cui confonde l'uomo, poi difende il tribunale, eccetera, eccetera. Poi arriva invece, arriva la primavera, e signori, una stagione difficoltosa d'inverno, una volta che arriva la primavera è meraviglioso, ci sono i tavolini, già il tavolino fuori, che puoi leggere il giornale, mi diceva Piero Chiara Brovelli che andava a sentire gli odori. Poi arriva l'estate, che dura 4 giorni, ci sono 12 feste in 4 giorni, grande entusiasmo, e poi arriva l'autunno, che l'autunno è un po' come, secondo me, l'inno alla gioia di Beethoven, un po' come le canzoni di Masini, nel senso, c'è una tristezza tremenda. Ci sono due categorie, ci sono dei bei colori, ci sono due categorie, chi va a funghi oppure chi va a caccia, perché sono queste le abitudini, le bellezze del nostro paese. E c'è un bellissimo racconto, questo è milanese, importato, che arriva lui a casa, questo è un po' strong, ma vedo che siete tutti vaccinati, che lui dice: uè Maria, pim pum pa, sono da caccia, faccio parcare un fasano, mi sono staccato, fa un pum pincente, ora sul comune. Queste sono le copie moderne sostanzialmente. E si arriva veramente, e questa è la mia teoria, si arriva definitivamente a subire le stagioni. Un'estate sul Lago Maggiore, mentre tu sorridi e prendi il sole, mia ragazza. Intanto il vento gonfia le vele, lentamente passano le ore. Mentre i gabbiani continuano a gridare, insieme nei pensieri sono l'unico dolore. Spogliatamente mi metto a pescare, magari con un po' di fortuna un pesce può abboccare. Oggi non c'ha proprio voglia di abboccare, mentre i turisti continuano a gridare. Hey,
guardi. Ci sono le onde, la coccola. Thank you.